Il trentesimo rapporto dell'Istituto Nazionale di Statistica offre la consueta fotografia della realtà in cui viviamo, mettendo in evidenza anche quelle che sono le problematiche che in qualche modo emergono e che potranno emergere in prospettiva. Un primo elemento è la capacità che abbiamo avuto di riprenderci in maniera direi ottima dal punto di vista economico, cioè la ripresa del PIL, gli aspetti legati all'occupazione, che quantomeno in termini di numero di teste, di occupati, ha ripreso i valori precedenti alla pandemia, anche se qualitativamente c'è ancora molto da lavorare. E poi ci sono altri elementi invece che sono più di natura critica, la demografia, cioè l'aspetto della popolazione. La continua caduta della natalità è certamente un grande problema, accanto all'invecchiamento della stessa popolazione, alla diminuzione del numero di abitanti, tutti segnali estremamente importanti di cui tenere conto. Il sistema produttivo, ha retto bene, ha reagito, ha subito delle modifiche, ma in qualche modo ha saputo, come dire, venire fuori dalla situazione critica in maniera direi tutto sommato soddisfacente. Abbiamo però altri aspetti che sono emersi e che in qualche modo andranno governati in prospettiva, l'inflazione. La forte crescita dei prezzi, la cui causa è ben nota a tutti, e questo naturalmente però rischia di accentuare anche gli elementi di disuguaglianza che sono già presenti nella popolazione. La povertà, l'aumento della povertà o comunque il mantenimento di livelli estremamente alti anche in corrispondenza dell'ultimo anno, e questo è un altro degli aspetti sui quali indubbiamente conviene riflettere. Sullo sfondo ci sono, in un sistema economico, come si diceva, che in qualche modo si è ripreso, c'è la pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione è ancora uno degli elementi importanti su cui lavorare. La riforma della pubblica amministrazione è un elemento di assolutamente rilievo e priorità. È una pubblica amministrazione che è costituita da personale qualificato, ma in qualche modo un po' invecchiato, forse meno propenso all'innovazione. Ebbene, si deve lavorare molto all'interno della pubblica amministrazione per cercare di inserire quelle novità che contribuiscano a rendere efficiente e funzionale per un paese moderno anche questo comparto.